C'è posta per te, Christian. Giordana e Matteo conquistano il pubblico e Totti. C'è posta per te, la storia di un regalo, quella che ha portato Cristina, Simone e Francesco a scrivere a Maria De Filippi. Destinatari della lettera tre ragazzi con la sindrome di Down, Christian, Giordana e Matteo. A scrivere alla trasmissione sono state le loro famiglie, che mai si erano incontrati prima della trasmissione. Christian, Giordana e Matteo hanno in comune però una cosa o, meglio, due, la passione per Francesco Totti e il fatto, che sono tutti e tre estremamente tirchi. L'invito di Francesco Totti, dunque, ha uno scopo ben preciso. Le famiglie, nello specifico, sperano che con l'intervento del capitano i ragazzi possano, forse, riuscire a smussare questo lato del loro carattere. C'è posta per te, l'arrivo dei ragazzi e il compromesso per incontrare Francesco Totti. Christian per incontrare Francesco Totti avrebbe dovuto rinunciare alla propria Xbox, alle medaglie vinte grazie alle sue gare di nuoto e il suo tablet. Giordana, accompagnata dalla madre, avrebbe dovuto cedere la propria borsa, i libri di Harry Potter, il bancomat e il cellulare. Matteo, infine, avrebbe dovuto dare impegno ad un collega la sua divisa, una medaglia e la PlayStation. Sia Christian, che Giordana, che Matteo sono stati irremovibili inizialmente, loro non avrebbero mai rinunciato alle proprie cose. Inutile dire che, però, l'atteggiamento dei ragazzi molto è cambiato alla vista di Francesco Totti. Christian, tu che dici? Domanda allora Maria De Filippi. Io dico che Totti è Totti? C'è posta per te, la storia di tre ragazzi con la sindrome di Down conquista il pubblico. Una storia, quella di Christian, Giordana e Matteo, che ha conquistato fin dal primo momento il pubblico da casa che, sui social, si è detto entusiasta. Io amo questi ragazzi, scrive un utente su Twitter. Stasera almeno una storia di un regalo carina, leggera e divertente, commenta un altro, manifestando un'opinione, che sembra essere quella prevalente sul web. Divertito e conquistato da questi ragazzi anche Francesco Totti che, con i suoi regali, ha alla fine reso contenti tutti e tre i ragazzi.